una bella manifestazione che sta crescendo, è cresciuta di valore, di spessore, soprattutto viene in una location che credo che sia il simbolo, l'emblema della regione Abruzzo, Guardia Grele, bella per il suo borgo, per la sua storia, per le sue bellezze naturali e architettoniche, ma soprattutto perché è un richiamo enogastronomico, e questo fa tutto un la dice tutta sul turismo, che è chiaramente unito con la cultura, unito con lo spettacolo, chiaramente è un'attrattiva soprattutto nel periodo estivo. Le novità sono tre opere liriche, una più diversa dalle altre, nel senso che faremo grande titolo come Rigoletto, poi Les Enfants Terribles di Glass, sarà un evento nazionale, e in ultimo Il Nascimento dell'Aurora di Tommaso Albinoni, quindi tre titoli completamente diversi che sicuramente appassioneranno il pubblico. Ma io direi che tutti i concerti sono da non perdere, sono tutti interessanti. Partiremo all'alba con un concerto per violoncello, con le suite di Bach, quindi una cosa incredibile sarà sicuramente. E poi andremo avanti con vari titoli, dalla classica al jazz, fino al teatro, fino a Pino Daniele, fino alla musica pop. Fino al 22 agosto chiuderemo con Les Enfants Terribles di Philip Glass. Io ogni volta che inizia il festival mi faccio una domanda, cioè finora cosa abbiamo fatto e se vale la pena continuare. E la risposta a questa domanda è sempre affermativa, così vale la pena. E quello che più mi piace di questo festival è, oltre a creare un indotto economico anche nel paese, che indubbiamente serve, soprattutto in questi periodi dove il commercio latita, anche l'accoglienza latita, ma quello che mi piace di più di questo festival è che coloro che sono stati scelti nelle audizioni che abbiamo fatto nel corso di questi anni, una buona parte di essi sta facendo delle carriere veramente prestigiose, canta nei migliori teatri italiani e mondiali, e sono praticamente in carriera, cioè hanno individuato nel canto lirico la loro professione e che le gratifica sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista artistico. Quindi devo dire che questo è il motivo che mi rende più orgoglioso per aver collaborato insieme ad altri a creare questo festival.